ringrazio anche i colleghi dell'ottava commissione con i quali abbiamo concordato questo intervento e che hanno seguito con particolare attenzione e coinvolgimento tutto l'iter, in particolare le audizioni alle quali il relatore faceva riferimento e che hanno avuto la responsabilità e la sensibilità di dire che il meglio è nemico del bene. E dico questo per l'importanza dell'oggetto della legge e per il prezzo che il ritardo ulteriore nell'approvazione del testo potrebbe comportare. Spesso, sia fra gli addetti ai lavori che nell'immaginario collettivo, le leggi vengono divise fra leggi importanti e leggi minori. Ma cos'è che misura l'importanza di un atto? Io non credo che siano i fondi stanziati o il clamore suscitato. Io credo che l'importanza di un atto sia data dalla capacità di leggere il proprio tempo e di dare risposte ai problemi del proprio tempo. E questa legge risponde a tutte e due queste caratteristiche. Mi permetto di esprimere un giudizio così netto perché uno di quei bambini che il senatore Santillo ha ricordato per nome in quest'aula, io lo conoscevo perché era del mio paese, perché andava all'asilo con mio figlio e conoscevo lui, conoscevo i genitori e dico senza tema di smentita che se è successo a loro può succedere veramente a chiunque. E non mi vergogno a dire che per qualche mese io ho girato la testa giorno per vedere se mio figlio all'asilo l'avessi lasciato veramente oppure no. E allora io non entro nel merito dei singoli articoli, mi limito a dire che l'importante è quanto noi stabiliamo all'articolo 2 nell'individuare dei fondi per la campagna di sensibilizzazione, perché, permettetemelo, la sanzione più grande non è la multa. La sanzione più grande che può capitare a qualcuno che vive un'esperienza del genere è dover convivere non tanto e non solo con la morte del proprio figlio, ma col sentirsi responsabile di quella morte. E allora io il mio personale bagno d'umiltà, la mia comunità, il suo personale bagno d'umiltà l'ha fatto e penso che lo dobbiamo fare come comunità nazionale, perché veramente è qualcosa che può capitare a tutti. Allora permettetemi un'ultima considerazione. Quest'atto è fondamentale, ma la vera risposta a un problema come questo non sarà data dalla presenza in ogni auto di un dispositivo antiabbandono. La vera risposta sarà data quando questo Parlamento sarà in grado di far sì che nella nostra società, nella nostra comunità, un papà, una mamma non siano lasciati soli, non si trovino nella condizione di scordarsi del proprio figlio. Non semplicemente di avere il dispositivo che glielo ricorda, ma una società che dia risposte e che sia veramente a misura di bambino, di famiglia, di papà e di mamma. E allora, come gruppo della Lega, voteremo convintamente a favore di quest'atto, ma continueremo a vigilare perché il decreto attuativo arrivi, perché si trovino fondi ulteriori. Sappiamo benissimo che quelli stanziati servono ad aprire il capitolo per le campagne. E dedichiamo questo voto, che siamo convinti sarà unanime, a tutti quei genitori che di fronte al lutto che li ha colpiti hanno scelto non di chiudersi in se stessi, ma per anni di chiedere una legge veramente per gli altri, perché oramai loro la tragedia l'avevano vissuta e hanno chiesto
di poter dare una risposta veramente disinteressatamente per tutti i genitori del nostro paese. Grazie. Grazie. Senatrice Papatheu, ci sono tanti posti.